Cerimonia di inaugurazione della sala di attesa per stranieri realizzata e donata dal Rotary Club di Ragusa al Comune. Il prefetto di Ragusa, Giovanna Cagliostro, saluta gli intervenuti. Ti poi li lascio al questore. Questo gesto oggi impreziosito oltretutto dalla presenza a livello centrale del questore di Fazio e anche dal console tunisino a Palermo, che ringrazio veramente per la loro sensibilità e per la loro presenza oggi qui. Però ecco, quello che io voglio dire è che questo gesto rappresenta, e procederò dopo all'inaugurazione del plesso. Grazie. Il sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale, rivolge il suo saluto. Ma non solo un saluto, un ringraziamento di cuore. Queste sono, e sicuramente noi lo ricordiamo, e è sempre vivo in noi l'affetto che abbiamo nei suoi confronti. E così come la presenza del console tunisino qua a Ragusa, che non è la prima volta che viene, e noi siamo molto legati alla comunità tunisina, ma non a parole, non a chiacchiere, alla politica, la politica in generale delle parole, ci sono le cose concrete, le cose reali, queste sono le cose concrete. Le cose concrete che meritano da parte di tutti noi davvero soddisfazione. Sua Eccellenza il Prefetto, il signor Sindaco, il Questore, autorità religiose, il Console. Intanto vi do tutti il benvenuto per essere qui presenti a questa inaugurazione al tasso di immigrazione. L'immigrazione sta cambiando l'Italia. Le stime parlano di circa 5 milioni di persone all'anno provenienti dalle varie paesi. Il permesso di soggiorno per loro è un sogno che si realizza. L'ultima frontiera per la legalità, come dicevo, passa per la fila a questi uffici che gli stranieri fino a ieri facevano in tutte le condizioni climatiche, sotto il campinato, per poi seguire fino a oggi con me. Agli sforzi economici, che va aggiunto anche l'impegno di altri rotariani che hanno contribuito con il loro impegno professionale. Ricordo, per il coordinamento e la fattibilità del fiscale per gli stranieri già in possesso di partita IVA. Un altro progetto che stiamo per realizzare è quello di un'assistenza sanitaria con visite specialistiche, sempre grazie all'aiuto dei nostri soci e alle specializzazioni che abbiamo interna. Prima di bambini, il più grande aveva 4 anni, quindi immaginate anche il più piccolo. Quindi speriamo che questa sala d'attesa possa essere utilizzata anche per altre attività a servizio degli stranieri che vengono qua nel nostro paese per cercare una nuova vita e anche una nuova speranza. Per questa iniziativa del Questore e della sinergia che l'ha consentito Rotary, Comune, e l'apprezzamento per l'attività. Ha lasciato al mondo un bel segnale e Ragusa è divenuto un bel esempio di integrazione. Questo è una realtà, al nome di tutti gli stranieri. Mila anche per il prefetto e complimenti per Ragusa che aveva un prefetto e una donna. Perché per noi la donna, dietro la donna sono gli uomini, e gli uomini molto importanti come voi. Allora, per tutti i responsabili del polizia, del questura, del comune. Porco e stupido. Riuscite ad immaginare che cosa significhi dire addio alla propria famiglia, alla propria casa e agli amici? Partire per un paese straniero senza conoscerne la lingua, quando nemmeno sapevamo parlare bene l'italiano. E con pochissimi soldi in tasca, anzi, con nessun soldo in tasca. Chi sarebbe disposto oggi a fare una cosa del genere? Partì quando era già sposata, in modo che il suo onore fosse salvo, poiché la famiglia l'affidava all'uomo da sposa e non da nubile. Ma a volte si creava anche delusione al momento.
lastricare quelle strade. E così, poveri, senza un soldo in tasca e con la testa piena di sogni infranti dalla dura realtà, gli emigrati italiani portavano l'unica ricchezza, l'unica che avevano con sé, la forza delle loro braccia, che da i nostri santi che da lassù ci proteggevano e mandammo a casa grandi quantità di denaro. E mentre con le braccia costruivamo palazzi, scuole, fabbriche. Ma spostarci nel nostro contemporaneo avremmo visto che poche cose sono cambiate. La stessa speranza, le stesse carrette del mare, lo stesso viaggio senza certezza di arrivare, spesso anche segnato a cercare di infrenare questo fenomeno. È noto che anche questa forza lavoro straniera viene sottopagata, sottoutilizzata per sfruttare le esperienze pregresse negative, e non riuscivo a vederla realizzata. Pensavo che fosse una delle tante cose che si dicono, ma poi mantenerla è difficile. Vedevo essenzialmente dei punti di criticità. I punti di criticità sono semplici, cioè bastava cercare il finanziamento, ma non è facile, sì a parole, sì vi partecipiamo, contribuiamo. Esempio di elevata civiltà e spiccata cultura dell'accoglienza. Il vescovo di Ragusa, Monsignor Paolo Urso, procede alla benedizione della sala. Gli ortodossi, e se ci fosse qualche imam musulmano, sarebbe bello ritrovarsi qui, perché l'accoglienza non è solo un termine, non è solo una parola, l'accoglienza non è solo un desiderio. Qui a Ragusa, con grande soddisfazione, vediamo che l'accoglienza è una realtà, è un impegno realizzato. E al di là delle nostre distinzioni religiose, cattolici, ortodossi, perché l'uomo va al di là di queste distinzioni e invochiamo il Dio di tutti, il Dio mi sa sentire tutti i fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Benedetto è Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. Di questa premura che ogni madre ha nei confronti dei figli. No, guarda lì, guarda lì.